Доброго дня, друзья. Вот встретил вместе с Суджи э, человека. Я хочу спросить, вы как относитесь к освобождению Суджи? Да, здравствуй, Суджанская народная республика. Искренне, да. Достала Раша сил нет. Достал терроризм. А если... Путин пидорас. <laughs> Украине слава. <laughs> Класс. Дякую. Salve amici e Alcuni aggiornamenti dell'invasione ucraina del territorio russo, come vi avevo promesso. Uh, ho aperto il video con questa bella signora, concorderete. Fra poco, per chi non è pratico con l'inglese, vi dirò anche cosa ha detto. Allora, le notizie continuano ad arrivare e si sono accavallate. Nella notte non ci sono stati scontri significativi, a parte ieri sera un elicottero Mi8 che è stato abbattuto da un drone e oggi un carro armato russo allo stesso modo. E poi è arrivato anche un video sull'attacco condotto dall'artiglieria Imras ucraina che ha falciato la seconda colonna in arrivo nella regione di Kursk. Non posso mostrarvi le immagini di questo video, ma quello che succede è che i proiettili dell'artiglieria colpiscono duro. Um, sui soliti canali, in queste ore è pieno di false informazioni, di profili dalla dubbia provenienza. Soprattutto su Telegram e Canale X, insomma, cercano di fare disinformazione, di alterare le fonti eh, in cui descrivono come i russi hanno distrutto tutta la forza di invasione ucraina. Ma come sappiamo, nel frattempo, arrivano video dai civili della zona o dai soldati ucraini con appunto foto e video che mostrano tutt'altro. Quello che sappiamo è che gli ucraini sono arrivati alle porte di Kursk, questo blogger dice che la centrale nucleare è stata presidiata da dozzine di soldati russi e potrebbero infatti esserci scontri nelle prossime ore. In questa animazione potete vedere voi stessi la ricostruzione di quanto e come gli ucraini si sono spinti in profondità in soli quattro giorni. Questo è successo perché hanno incontrato pochissima o nessuna resistenza. Come potete vedere poi in quest'altro video, i mezzi corazzati ucraini non hanno problemi a correre lungo le strade e attraversare i campi, dato che appunto questi non sono stati minati. E poi, come ho detto poc'anzi, tutti i tentativi per ostacolarli sono stati distrutti, due colonne di mezzi corazzati e uomini sono state inviate da Mosca nella regione e sono stati distrutti dall'artiglieria ucraina o da attacchi idronici. Andando avanti riporto questo articolo del giornalista tedesco Jürger Naudit che riporta anche una frase del Washington Post, dice l'invasione ucraina della regione di Kursk è diventata la sfida più seria per il Cremlino dalla rivolta della Wagner nel giugno 2023. L'Ucraina deve ottenere il permesso di usare le armi americane contro la federazione russa, altrimenti le sue truppe saranno costrette a ritirarsi più velocemente del necessario. Se Washington desse il permesso per tali attacchi, gli F-16 potrebbero impedire qualsiasi contrattacco russo nella regione di Kursk. Inoltre l'Ucraina si trova a dover eh, decidere adesso se inviare forze potenti per un'invasione promettente ma rischiosa. Sono molto d'accordo su queste idee, nel senso è piuttosto vero, io credo che gli ucraini non abbiano sperato in un risultato così, così grande, però allo stesso tempo è chiaro che non volevano marciare fino a Mosca, no? non era nei loro piani iniziali e non è neanche nel loro interesse, voglio dire. Non era certamente questo lo scopo dell'invasione della regione, ma ora vedremo cosa accadrà. Anche se detto onestamente non credo che sul loro cammino incontrerebbero più resistenza di quanto hanno affrontato fino ad oggi, non molto di più almeno. Poi tutto il mondo ha visto molto chiaramente l'effetto di due anni e mezzo di invasione insensata da parte russa che ha dislocato il grosso delle sue risorse militari su oltre mille chilometri di fronte. E oggi... Chiaramente, se non ve ne siete accorti, la Russia è diventata improvvisamente ridicola, militarmente, eh, politicamente, nel senso che teoricamente tutte le nazioni ad essa confinanti potrebbero tranquillamente prendersi fette del suo territorio, cioè avanzerebbero senza, che, no, senza essere ostacolate. Insomma, questo smacco di poche migliaia di soldati ucraini ha dimostrato che la Russia è inesistente oggi, è molto fragile e vulnerabile. E l'unica cosa che la tiene insieme è la minaccia di una ritorsione nucleare. <coughs> di fatto questa avanzata inarrestabile dell'esercito di Kiev nell'oblast di Krusk ha messo veramente alle strette il Cremlino, che si ritrova adesso con pochissime opzioni, tre, quattro per la precisione. La prima è continuare a quello che ha fatto in due anni e mezzo inviando coscritti, cioè gente non addestrata, male addestrata, mobilitandoli e reclutandoli da tutte le parti del paese o prendendoli da parti del fronte eh, di minore intensità, eh, arruolandoli e mandandoli avanti a morire in massa come abbiamo visto fare in questi due anni e mezzo. Ma come dire... Questo poteva funzionare in una guerra di invasione, ma non in termini di difesa, dove devi dimostrare i fatti, cioè devi dimostrare che ottieni risultati anche velocemente. Quindi per difendersi servono professionisti, servono truppe addestrate, serve la logistica, l'aviazione, serve tutto il lavoro coordinato di una vera forza armata, pronta, fresca e forte. E in questo momento la Russia, quella forza armata, non ce l'ha, non ce l'ha più. Ce l'aveva due anni e mezzo fa forse, ma oggi è stata completamente prosciugata, mezzo milione di morti, eh, non hanno più carri armati, non hanno aerei, non hanno niente. Che cosa, cosa possono fare? Eh, quindi quello che possono fare è continuare quello che hanno fatto fino ad oggi, cioè mandare avanti i coscritti e poveracci con, li, con la speranza di arginare i, gli ucraini. Però insomma, per gli ucraini questo non sarebbe un grosso problema. Avanzare o tenere la posizione, e Putin si ritroverebbe con un nuovo fronte, però in questo caso dentro il territorio russo, e non penso sia quello che voglia. La seconda soluzione è inviare truppe preparate e professionali, quindi i migliori elementi e i migliori reparti a disposizione. Non i ceceni ovviamente che si sono ricoperti di ridicolo in questi tre giorni in cui sono stati capaci di dire eh, noi gli ucraini non li abbiamo visti e grazie che non li hai visti se stai rintanato nel tuo bunker. Quindi la cosa più strategica da parte del Cremlino dovrebbe essere quella di inviare le migliori risorse militari, i migliori reparti a impedire l'avanzata ucraina e ottenere risultati nel breve termine. Perché insomma diciamocelo per ripristinare anche un minimo di credibilità internazionale, se vogliamo. Insomma, prima che scoppi una rivoluzione e tutti gli stati interni ed esterni ne approfittino di questa opportunità. Ma eh, mandare i migliori reparti nell'oblast di Kursk significa spostarli da altre parti, perché, come dire, Putin non stampa soldati addestrati da un giorno all'altro, deve, insomma, toglierli dal fronte ucraino, dove sono concentrati nelle zone più ad alta intensità, dove ottengono più risultati, no? Le famose poche decine di metri nel sud-est, su, sud vicino al Donbass. E questa... Sarebbe la soluzione più efficace per impedire l'avanzata ucraina, aprirebbe quindi un nuovo fronte nell'oblast di Kursk, ma per contro significherebbe togliere le risorse più importanti da sud. E questo sarebbe l'obiettivo degli ucraini, cioè darebbe agli ucraini la possibilità di contrattaccare nelle regioni in cui stanno resistendo da due anni e mezzo. E quindi questo sarebbe esattamente quello che l'Ucraina voleva con questo attacco. Quindi penso che in tutti i casi per l'Ucraina sia un buon risultato un, a livello tattico, politico, ma soprattutto mediatico, voglio dire psicologico, tanti aspetti positivi in quello che hanno fatto. Voglio dire, gli stessi territori russi occupati potrebbero diventare merce di scambio nelle future contra contrattazioni o discorsi per la pace, insomma... L'elemento più grande, soprattutto da non sottovalutare, è che hanno dimostrato a tutto il mondo, soprattutto al popolo russo, che la Russia è vulnerabile, è un castello di sabbia, che tutto quello che ha detto Putin in questi 30 anni, 20 anni, quelli che sono di propaganda, non è vero, cioè la Russia non è invincibile e quindi che non può proteggere i propri confini. La terza opzione è chiaramente, alcuni l'hanno proposto, hanno detto che Putin potrebbe lanciare un attacco nucleare. Parliamo di un'arma tattica sul suo stesso territorio occupato, ma ovviamente questa è una follia, perché primo distruggerebbe una propria città sul territorio russo, far fare, cioè, andrebbe a far fuori i suoi stessi soldati che sono in contatto con il nemico, e per ottenere che cosa poi? Cioè non è che gli ucraini sono concentrati tutti in un punto come nelle guerre napoleoniche, non funziona così oggi la guerra. Un'arma tattica ha un effetto molto localizzato, quindi è stata pensata nella lontana Guerra Fredda per avere un effetto su grandi eserciti che si muovevano all'unisono invadendo le nazioni, ma le nazioni, ma la guerra moderna non funziona più così. Lanciare un'arma tattica lì non servirebbe assolutamente a niente. Insomma. Oltre a non ottenere nulla militarmente, poi avrebbe un effetto devastante nella politica, perché insomma la Russia verrebbe immediatamente accusata di enormi crimini e abbandonata anche dai cinesi, dalla Cina in questo caso. E questo poi sarebbe l'enorme, forse l'ultimo pretesto per la Nato per scendere in campo, cioè darebbe proprio carta bianca alla Nato per intervenire e liberare i territori occupati ucraini soprattutto poi c'è il discorso che le armi convenzionali se vengono usate in modo appropriato con delle forze armate vere ottengono molti più risultati di un'arma tattica. Parliamo sempre no di non so un'arma piccola di, di 50 kilotoni distrugge giusto una cittadina e poi mentre servono appunto serve tutta la sinergia delle forze armate per ottenere risultati sul campo, lanciare una bomba che si che te ne fai? Anche le famose Fab 3000, ok? Lancia hai lanciato una bomba. Ma è cioè, un po' come il capodanno a Napoli, hai fatto il botto. Okay. Dal punto di vista militare, le cose sono molto più complicate di così, non è che basta tirare bombe. Quindi per chiudere queste speculazioni, poi vabbè, ci sarebbe la quarta opzione, che sarebbe fra l'altro la migliore, cioè Putin dichiarasse la fine delle ostilità e si ritirasse dall'Ucraina, penso che in quel caso. Se Putin si ritirasse anche gli ucraini se ne andrebbero dalla regione di Kursk vuol dire anche se onestamente, io non lo farei. Nel senso prima costringerei la Russia a riparare i danni che ha fatto in Ucraina, poi se ne parlerei. Comunque, le colonne, tornando al discorso più, più concreto, più reale, le colonne che abbiamo visto nella televisione russa ieri non sono entrate in contatto con gli ucraini oggi almeno non stanotte e non stamattina. Tutto quello che possiamo dire è che i russi stanno rinforzando il confine con la regione di Kursk per impedire ulteriori avanzate da parte di Kiev. Ora non so se accadrà questo pomeriggio o questa sera, quindi vedremo nelle prossime ore se entreranno in contatto. Per quanto riguarda i video e le curiosità che sono arrivate in queste ore, apro una piccola carrellata Intanto vi ringrazio per avermi segnalato che i primi tre pezzi dell'ultimo video che ho, che ho caricato contenevano dei video di carri armati ucraini in movimento che non erano della regione del, dell'Oblast di Kursk ma erano di repertorio, quindi grazie per questa rettifica. Nel frattempo oggi però abbiamo qualcosa di nuovo che vi riporto. Eh, riprendiamo la splendida signora che abbiamo visto all'inizio. Uh, probabilmente credo sia stata intervistata da un soldato ucraino. Uh, lo traduco. Dice: Buon pomeriggio, amici. Ho incontrato una persona in Suska. Vorrei chiederti cosa ne pensi della liberazione di Suska. Lei dice: Lunga vita ai cittadini della Repubblica di Suska. E lo dico davvero. La Russia ne ha avuto abbastanza. Non ne possiamo più. Non possiamo più sopportare il terrorismo. Putin è una checca. Gloria all'Ucraina. Questa <ride> eh, signora è un mito. Se potessi assumerla, giuro la manderei a casa degli opinionisti filorussi e nostrani. Questo video, invece, è quello di un soldato ucraino che mangia casse di popcorn mentre Putin parla alla nazione a proposito dei 120 euro agli sfollati e le promesse che si prenderà cura di loro. Mentre in questo video più serio, che è stato più, ripreso più volte da diversi blogger, succede qualcosa di interessante. È un gruppo, apparentemente dei soldati, non lo so, con passamontagna, che si proclama come i Partigiani di Kursk. Il loro messaggio è questo: Questa è la resistenza della regione di Kursk. Vogliamo inviare i saluti ai nostri ospiti, le forze armate ucraine. Ci rivolgiamo anche al nostro esercito russo. Qui non siete i benvenuti. Non abbiamo mai avuto problemi con gli ucraini. Non siamo mai stati colpiti finché non siete arrivati voi, russi. Se, eh, soldato russo, sei venuto qui per lottare solo per soldi. Lascia la regione di Kursk. Nessuno ti sta aspettando qui. Vogliamo anche ringraziare i nostri amici ucraini per averci fornito armi e rifornimenti. Che utilizziamo per lo scopo previsto. Ragazzi che venite nella regione di Kursk, potete unirvi a noi, potete trovarci su questo sito, e mostra infatti l'iscrizione scritta sul cartello di Suska. Basta indicare che sei con noi e vuoi unirti. Ora non so se questo video è vero. Se non è vero, quindi prendiamolo con le pinze. Per quello che è, non posso fare altro al momento. Quindi vedremo ulteriori sviluppi. Se di fatto esistono dei reali partigiani nella regione di Kursk che fece un referendum per la propria indipendenza, che ovviamente fu ignorato dal Cremlino. Eh, vedremo. di, di sicuro che, che se è vero che esistono partigiani nella regione di Kursk per il Kremlin non è una bella notizia insomma. Poi in questo post di Noel Reports eh, è una, un comunicato del battaglione Vostok russo, quindi fonte russa, in cui si parla dell'inefficacia dei disturbatori elettronici per i droni ucraini. E nel trafiletto dice che i soldati si lamentano del fatto che i droni ucraini operano in frequenze fuori dal range delle possibilità dei loro dispositivi. Andando avanti, abbiamo per esempio questo meme, questa fotografia che vi sto per far vedere. Se vi ricordate nel primo post che riguardava questa invasione in cui vi ho mostrato la conferenza di Putin con i suoi consiglieri del Consiglio di Sicurezza e le loro facce, dissi che le facce dei suoi uomini sembravano quelli del film La caduta, se avete presente, no? E infatti qualcuno oggi ci ha fatto un meme, <ride> ve lo mostro a, a voi i commenti. Insomma, per concludere oggi eh, ringrazio anche Konstantin di Inside Russia per le sue preziose valutazioni su questi eventi. Come dire, no, la prospettiva di un russo è molto più importante. Ora, adesso mi rivolgo ai filorussi nostrani, quelli che hanno avuto, diciamo, fino ad oggi... Uh, hanno seguito solo certi opinionisti televisivi oppure certi, certi youtuber Italia che fanno ovviamente discorsi filorussi. Uh, secondo me, sarebbe cosa seguire anche un, uno youtuber russo perché è un russo. Se, nel senso, se, chi può parlare della Russia meglio di un russo, no? Cioè, è un po' come se chiedessero a un italiano. Eh, come l'Italia, un italiano può avere un'idea dell'Italia molto di più di non so, un americano, per, per, per intenderci. Quindi li, le opinioni di Costantino sono veramente preziose, poi lui non è uno qualunque, è un economista, cioè laureato in economia, eh, ha vissuto tanti anni in Russia, ha vissuto anche negli Stati Uniti, è tornato in Russia, ha avuto dei figli, è scappato dalla Russia, quindi tanta storia dietro Costantino, è veramente un uomo poi molto, come devo dire, Pacato, ragionevole, fa sempre dei discorsi molto interessanti. Ho preso il video di ieri perché all'ultimo del suo video parla di un fatto molto molto interessante. Che poi ho pescato anche la fonte eh, di questo trafiletto giornalistico che ne parla. Eh, Costantina ha parlato del più potente oligarca russo. Eh, uno dei più grandi industriali della Russia, imparentato con la famiglia di Boris Yeltsin, è un uomo chiave per la scalata al potere di Putin, uomo che ha fatto una fortuna con il crollo dell'Unione Sovietica, è considerato diciamo, uno dei sette oligarchi più, più ricchi e potenti del paese. Si tratta di Oleg Deripaska, ehm, ho trovato l'articolo, tra l'altro anche Wikipedia ne parla. Come tanti altri industriali, in Russia ha subito il peso delle sanzioni internazionali già dal 2014, con l'annessione della Crimea. Nel 2022 è stato uno dei sette maggiori oligarchi sanzionati dal governo britannico per l'invasione della Russia. Scusate, per l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Con varie misure, per citare Wikipedia, c'erano per esempio il congelamento dei beni. E il divieto di viaggi in Europa. Dopo un mese dall'invasione, Oleg Deripavska ha iniziato a chiedere la pace, affermando che distruggere l'Ucraina sarebbe stato un errore colossale. E su questo siamo d'accordo: voglio dire, anch'io due anni e mezzo fa avevo detto questa cosa, e tutti dicevano: ah, tanto l'Ucraina è spacciata, perde la guerra in una settimana. No. Sapevo benissimo che nessuno oggi può invadere un'altra nazione e farla facile, farla franca. Voglio dire, non, non succede così. voglio dire, la storia insegna. Comunque, queste dichiarazioni di Deripavska eh, non sono piaciute al Cremlino, che ha deciso di sequestrare, per esempio, il suo complesso alberghiero a Sochi. Io questa, questa notizia l'avevo le, letta, fra l'altro. Mentre sul fatto che avesse previsto insomma, che invadere l'Ucraina sarebbe stato un errore colossale, non... devo essere onesto anch'io, ero di questa idea, come dicevo. Ma a parte questo, Deripaska è un uomo chiave in Russia ed è anche uno dei pochi che riesce ancora in qualche modo a parlare, a dire la verità. Un po' in stile dottor Gundarov. Riesce a dire quello che pensa senza volare da finestre, scivolare dalle scale o altre cose meno, meno simpatiche. Ieri, il 9 agosto, mentre era in Giappone per un consiglio consultivo fra le aziende della cooperazione economica dell'area dell'Asia e del Pacifico, perché questo oligarca russo rappresenta la Russia in queste convention, è stato intervistato e ha detto che questo conflitto è una follia e ha chiesto il cessate al fuoco immediato, senza condizioni, da parte russa. Per queste parole il miliardario è stato immediatamente preso di mira dai sostenitori della guerra in Ucraina, ma come dire no? È un messaggio importante e anche a detta di Costantini questo è solo uno dei tanti segnali che una sorta di enorme tsunami di cambiamento sta investendo la Russia. Lo spero amico mio, lo spero davvero. E con questo è tutto cari amici, quindi continuerò a seguire gli eventi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace anche a questo video. Come sempre un abbraccio, alla prossima!